Allora, sono il DeLost One del futuro e vi dico che quello che state per vedere è la seconda, tra virgolette, seconda parte del video di settimana scorsa. Quindi, innanzitutto, se non l'avete visto, scheda qua in alto, andatelo subito a vedere perché è un ottimo video interessante e molto breve. E quindi, niente, è stato registrato lo stesso identico giorno ed è, diciamo, il continuo delle scoperte che abbiamo fatto sul manicomio, quindi materiale nuovo, cose mai viste, mai sentite, mi raccomando, non me lo perdete, buon video. Sì, sono di nuovo il The Lost One montatore e mi sono dimenticato di dirvi che all'interno di questo video, dopo l'outro, ci sarà una piccola clip inerente agli aggiornamenti su quella stanza che avevo trovato nei sotterranei con tutti i vari documenti. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine e non vi perdete quella parte perché grandi novità anche sotto quel punto di vista. In questa parte del manicomio invece, che in questo momento molto probabilmente starete vedendo in sovraimpressione, quindi le riprese che ho fatto, io pensavo che fosse una specie di centrale, quindi che dava tutta l'energia e l'elettricità al resto del manicomio. In realtà abbiamo scoperto che questa sezione, questa parte, il manicomio, in realtà era dedicata al lavaggio e all'asciugatura dei panni dei pazienti. Quindi c'erano questi carrelli che passavano su queste rotaie che ora state vedendo e passavano dal reparto di stoccaggio che state vedendo appunto in questo momento per poi passare al reparto lavaggio e asciugatura, che è questo grande edificio che vedete. Quindi al suo interno c'erano delle vasche dove venivano lavati i panni, per poi appunto l'acqua veniva incanalata attraverso questi, diciamo, condotti che poi portavano dai tombini, per poi essere successivamente portati ai piani superiori per essere stesi e asciugati. Come vedete alle mie spalle, il soffitto era fatto in questo modo, quindi saliva dritto e scendeva. Questo per quale motivo? Perché adesso mi trovo in una stanza dove molto probabilmente stendevano i panni. Ovvero, se voi guardate alle mie spalle intorno a me, non c'è nessun calorifero, tantomeno un attacco per un calorifero. Questo perché il soffitto era fatto in modo, come appunto vi ho detto un attimo fa, per il quale veniva poi possibile, cioè era possibile, asciugare i panni senza l'utilizzo di caloriferi o di altre fonti di calore, tranne ovviamente il sole che entrava dalle finestre, però naturalmente d'inverno insomma, puntavano quasi tutto su quello. Quindi ciascuno di questi piani era diviso in due sezioni, quindi un reparto asciugatura, che è quello che avete visto prima, e un reparto stiratura, che è questo qui. Come infatti potete vedere, il soffitto è liscio, non presenta le stesse caratteristiche di quello, diciamo, a fianco a questo, proprio perché qui molto probabilmente stiravano i panni che poi venivano portati a fianco perché l'altra stanza è di là e qui appunto venivano stirati mentre di là venivano asciugati. Quindi, come dicevo, quello era il reparto stoccaggio. Da quel reparto tutti i vestiti che erano stati immagazzinati lì venivano trasportati attraverso queste rotaie che c'erano qua sotto e venivano portati in questo edificio dove appunto venivano lavati, stirati ed asciugati. Di quei due edifici non sono completamente sicuro di cosa fossero, io ho una vaga idea, potrei averlo, ovvero secondo me quello potrebbe essere magari, non so, qualche ufficio o qualcosa di questo tipo, e quella a me dà tanto l'idea di un'officina, di qualcosa di questo tipo, magari per
per sistemare, riparare magari dei macchinari che si erano danneggiati o si erano usurati. Secondo me questa è l'idea più plausibile, insomma. Io ora non so se ci sarà altro in questo video, non so di preciso come lo monterò, nel caso comunque questa sarebbe l'outro. Quindi io spero che vi sia piaciuto, diciamo che è stato un po' un qualcosa di nuovo qui a Mombello, qualcosa che comunque non avevo mai visto né letto da nessuna parte. Spero che anche a voi sia piaciuta. In tal caso vi invito a farmelo sapere qua sotto nei commenti con un like e iscrivendovi al canale. Trovate tutta la descrizione, Instagram, Telegram, tutto quanto. E vi invito a seguirmi anche lì e niente, dal vostro The Lost One anche per oggi è tutto. Ciao ragazzi. Allora, sono tornato nei sotterranei dove c'era quella fantomatica stanza con i documenti e la situazione è la seguente, ovvero il muro è stato, o meglio, il buco nel muro è stato richiuso e qui è rimasto uno dei tantissimi documenti che c'erano all'interno di quella stanza. Quindi in sostanza chissà se rivedremo mai tutto quanto.